Penso che sia un fatto di grande rilevanza che Castelfranco Emilia e quindi Modena sia una delle tappe del tour Libera Cinema in Libera Terra. Per la prima volta sosta in Emilia Romagna, una delle rassegne nazionali più importanti proprio sui temi della legalità. Questo è un riconoscimento all'azione che in questi anni ha messo in atto la Regione, in ultimo la legge regionale per il contrasto alle illegalità, alle infiltrazioni mafiose, con una serie di provvedimenti concreti che stiamo mettendo in atto. Penso che restituisca anche tutta la gravità della situazione e la pericolosità di quello che è un fenomeno che non è più riconducibile al pericolo infiltrazione, ma che ci porta a ragionare di radicamento dell'illegalità sul territorio modenese. I fatti di questi giorni, gli arresti avvenuti a Castelfranco, proprio il comune che ospiterà la tappa di questa rassegna, sono qualcosa di più che un campanello d'allarme e ci danno un dato di grande preoccupazione, la continuità con cui sul territorio modenese si ripropongono episodi di questo tipo, imprenditori minacciati, liberi professionisti estorti, semplici cittadini che vivono quotidianamente il rischio di conoscere direttamente l'illegalità e l'infiltrazione mafiosa, dall'altro però il coraggio di un territorio che non smette di denunciare. È importante che tutto questo, l'indagine, gli arresti siano scaturiti da cittadini che dicono non ci stiamo, non ci sto e non vengono lasciati da soli. Questo è anche il senso della legge regionale, una legge che vuole avere provvedimenti concreti ma che vuole anche sancire un tratto culturale che deve attraversare anche le nuove generazioni. Così come quell'imprenditore ha detto non ci sto, i nostri ragazzi domani dovranno ripetere e ribadire il loro non ci stanno. In questo senso il nostro impegno, il nostro sostegno non verrà meno.